Buongiorno a tutte e a tutti, io sono Barbara Bruschi, sono la vice rettrice alla didattica dell'Università di Torino e oggi sono qua per presentarvi, insieme alla collega professoressa Marchisio, due azioni del nostro Ateneo, Start Tunito e Orientamento, che sono fondamentali per chiunque voglia avvicinarsi all'insegnamento universitario, ma soprattutto al nostro Ateneo. Perché sono fondamentali? Beh, perché sono due azioni che il nostro Ateneo ha messo a disposizione degli studenti e delle studentesse, ma soprattutto dei futuri studenti e delle future studentesse, perché da una parte potessero comprendere meglio che cosa significa studiare alcune discipline all'università, ma soprattutto perché potessero trovare supporto, sostegno nel preparare i test di ingresso, ma anche per prepararsi all'insegnamento universitario. Partiamo da Start Tunito. Start Tunito è un portale con più di 50 insegnamenti online. Oggi siamo abituati a parlare di insegnamenti online e di didattica online. È però importante specificare che Start Tunito mette a disposizione degli insegnamenti particolari, un approccio particolare. Cioè abbiamo gli insegnamenti, abbiamo le esercitazioni, abbiamo la valutazione. Grazie a Start Tunito, se seguirete gli insegnamenti dall'inizio alla fine e farete le valutazioni, potrete anche già essere pronti per, come vi spiegherà tra poco, per sostenere un esame a ottobre. Che cosa significa questo? Beh, significa portarsi avanti, significa cominciare bene, significa partire con la marcia giusta e soprattutto riuscire immediatamente a confrontarsi con dei buoni risultati nello studio universitario e quindi partire e trovare l'entusiasmo giusto. Con Start Tunito potete anche provare a capire in che cosa consistono le varie discipline, come vengono insegnate, di che cosa si parla quando magari si vede un certo titolo che accompagna un insegnamento e non è chiaro quali sono i contenuti, qual è la disciplina, davvero come verrà insegnata e con che cosa ci dovremo confrontare. Quindi, Start Tunito è lo strumento ideale per comprendere meglio l'università, per comprendere meglio qual è la scelta che possiamo fare, per comprendere meglio se l'idea, la rappresentazione che abbiamo delle discipline corrisponde alla realtà e poi soprattutto per mettersi subito in gioco. Mettersi subito in gioco è davvero il modo migliore per prepararsi e per iniziare con entusiasmo il percorso universitario, diciamo con la marcia giusta. La marcia giusta però possiamo anche trovarla grazie a Orientamente. Anche Orientamente è una piattaforma su cui sono caricati materiali praticamente di tutti i corsi di studio dell'Università di Torino. Pensate a quante risorse avete a disposizione gratuitamente. Gratuitamente vale sia per Orientamente sia per Start Tunito, quindi avete a disposizione gratuitamente tutta una serie di risorse che vanno da approfondimenti disciplinari, test, esercitazioni, cioè tutti quegli strumenti che ci aiutano non solo ad orientarci, come dice l'etichetta stessa di questa azione, ma soprattutto ci danno degli strumenti per approfondire, per mettere magari il naso anche in quelle discipline, anche in quei contesti che forse non avevamo considerato nel momento in cui ci siamo detti voglio iscrivermi a. Noi pensiamo nella nostra università che sia importantissimo non solo orientare gli studenti, ma soprattutto aiutarli a scegliere. Abbiamo infatti ormai da diversi anni pensato che il modo migliore per fare orientamento, soprattutto rivolto agli ultimi anni della scuola secondaria, sia proprio quello di dare agli studenti e alle studentesse
gli strumenti perché la scelta sia una scelta consapevole, perché si possa scegliere in maniera razionale, cioè avendo le informazioni e le conoscenze che servono per decidere se ciò che abbiamo pensato di fare sia davvero ciò che corrisponde a quello che poi le diverse discipline ci porteranno in termini di insegnamento e di attività. Quindi l'invito che vi faccio è davvero fin da adesso, fin da febbraio, iniziate a consultare i materiali presenti sia in orientamento sia in Started Unito. Approfondite, passate magari anche da un corso all'altro e poi, se possibile, provate a seguire tutto un insegnamento, proprio perché in questo modo non solo capirete meglio, ma come vi dicevo prima, potrete iniziare bene. Ora io vi saluto, spero davvero che possiate essere tra i nostri studenti e tra le nostre studentesse. E grazie per l'attenzione e mi raccomando, orientamento e Started Unito vi aspettano. A presto! Buongiorno a tutti e buongiorno a tutte. Sono Marina Marchisio, delegata del Rettore per la Digital Education. Cercherò di aggiungere alcuni dettagli sulle due azioni Started Unito e orientamento. Started Unito, come ha già detto la professoressa Bruschi, contiene oltre 50 insegnamenti online. Sono open e sono liberamente accessibili a tutti in qualunque momento ed soprattutto da qualunque dispositivo. In questa slide voi vedete in alto l'indirizzo della piattaforma Started Unito e vedete che è possibile entrare attraverso un social, è sufficiente una mail di Google o un login per esempio con Facebook. Qua, una volta entrati, potete trovare una vetrina di tutti gli insegnamenti disponibili, tra l'altro potete utilizzare anche il QR code per poter accedere. Gli insegnamenti che troverete coprono veramente tante aree tematiche, per esempio l'area economica, l'area giuridico-politica, l'area linguistica, l'area scientifica, l'area umanistica. Qui in questa slide vedete in questi riquadri i nomi di quasi tutti, perché la slide è piccola, ma di quasi tutti gli insegnamenti presenti in Started Unito. E vedete che si spazia dal diritto alla salute, per esempio, all'informatica, alla matematica, alla didattica delle lingue moderne, alla storia contemporanea, ai media e comunicazioni e così via. Dove vedete le bandierine della Gran Bretagna, questo significa che gli insegnamenti sono in lingua inglese. Dove vedete invece bandierine di altre nazioni, questo significa che l'insegnamento è una lingua, per esempio la lingua francese, la lingua spagnola, la lingua portoghese, la lingua russa e così via. I riquadri verdi stanno a indicare le new entry, cioè ogni anno noi integriamo Started Unito con nuovi insegnamenti, quelli in alto sono nuovi insegnamenti che sono fruibili da questo anno, per esempio elementi di linguaggio retorico piuttosto che elementi di intercomprensione o introduzione agli studi sul Giappone. Cosa si trova all'interno dei vari insegnamenti? Contenuti multimediali e interattivi di vario genere. Qui sono riportati ad esempio delle mappe concettuali, dei video dove potete trovare docenti dell'Università di Torino che parlano davanti a una lavagna o citando per esempio degli articoli della Costituzione, piuttosto che dei video che contengono interviste oppure risorse di altro tipo, immagini, podcast e così via. E soprattutto anche molti test di autovalutazione. Infatti, tra le varie tipologie di contenuti, abbiamo privilegiato, dal momento che poi la fruizione di questi materiali viene fatta da futuri studenti o studentesse dell'università o da chiunque sia interessato in maniera autonoma, abbiamo privilegiato molto i fogli interattivi, ma le mappe concettuali, ma soprattutto i test con valutazione automatica. Questo permette anche di capire, una volta letto dei materiali, se la conoscenza è buona.
Gli obiettivi sono tanti e sono anche ambiziosi di Start Tuniti, perché avete sentito sicuramente permette di orientare nella scelta del percorso universitario, ma anche di avere una panoramica degli insegnamenti offerti dall'Università di Torino. Spesso si scoprono insegnamenti di cui magari uno non aveva mai pensato l'esistenza. Permettono quindi di creare un ponte anche tra la scuola secondaria di secondo grado, l'università, e facilitare il passaggio fra questi due segmenti formativi. Aiuta quindi anche a ridurre sicuramente l'insuccesso negli studi universitari, a aumentare gli esami superati il primo anno, e vedremo tra un po' come, e favorire il processo di internazionalizzazione. Cosa potete fare subito? Utilizzando per esempio il QR code, anche semplicemente dal vostro smartphone, voi potete entrare, esplorare liberamente i corsi e i materiali didattici. Anche scoprendo prima un insegnamento, poi un altro, soffermandosi sulle parti che vi possono più interessare e magari approfondire qualche concetto, qualche tematica in particolare. Potete mettervi alla prova con i test di autovalutazione e, se volete, vediamo adesso, potete addirittura già iniziare gli studi universitari. Perché questo? Perché molti corsi di studio dei vari dipartimenti dell'Università di Torino hanno inserito gli insegnamenti di Start Tunito nell'offerta formativa. Per capire quali insegnamenti ciascun corso di studio ha inserito nell'offerta formativa è sufficiente esplorare la piattaforma e consultare la sezione dedicata alla compilazione del piano carriera del corso di studio a cui volete iscrivervi. Se poi avete intenzione di iniziare a seguire in maniera proprio seria un insegnamento, potete farlo. Alla fine del percorso ci sarà un test finale. Se lo superate, ricevete un attestato di frequenza. Questo attestato di frequenza non è ancora l'esame superato, ma serve per poter sostenere l'esame. Infatti, appena vi sarete immatricolati, sarà possibile sostenere l'esame e così guadagnare subito dei crediti nel vostro libretto. Quindi, riepilogando, uno può accedere, può esplorare liberamente, può decidere di iniziare lo studio di insegnamento, superare il test finale e ricevere il certificato che abbiamo visto prima, immatricolarsi, sostenere l'esame, e c'è addirittura una sessione dedicata per i neoimmatricolati a fine ottobre, inizio novembre, e conseguire così immediatamente dei CFU e partire già con una marcia in più. Gli esami si svolgono in presenza o a distanza, a seconda anche di come si evolverà la situazione. Quello che è importante sapere, molti esami sono in modalità informatizzata e anche i test che dovranno poi essere affrontati in sede d'esame sono simili a quelli affrontati durante lo studio dell'insegnamento in piattaforma. Passerei adesso a dare qualche informazione dettagliata su orientamento. Anche qui tutti i corsi presenti sono completamente aperti e liberamente accessibili a tutti. Quindi diffondete anche tra i vostri compagni l'esistenza di Start Tunito e orientamento. In particolare ci sono quattro aree che sono i percorsi interattivi, l'area test, i corsi di riallineamento e le attività orientative. Qui in questa slide vedete la home page di orientamento, anche qui vedete che l'accesso è tramite un social e in alto trovate l'indirizzo della piattaforma e di nuovo un comodo QR code per fare un accesso rapido. Gli obiettivi sono rivolti soprattutto agli studenti che ancora frequentano la scuola secondaria di secondo grado, proprio per supportarli nella scelta del corso di studio fin dai primi anni della scuola secondaria di secondo grado. Poi un altro obiettivo è quello di aiutarli nella preparazione dei vari test che dovranno sostenere, test che possono essere test per la verifica per l'accertamento dei requisiti minimi, oppure test per l'ammissione vera e propria, per corsi di studio che sono ad accesso programmato.
rappresentano i corsi presenti su Orientamento un ottimo momento di autovalutazione, scoprire se magari si è deboli su qualche parte e prendere anche iniziative per rafforzarsi, e quindi trovate all'interno di Orientamento un'opportunità per colmare eventuali lacune. Vediamo nel dettaglio le varie aree di orientamento. La prima esplora i corsi di studio dell'Università degli Studi di Torino. Troverete dei percorsi interattivi per tutti i corsi di studio dell'Università degli Studi di Torino, ricchi di informazioni, di testimonianze, di interviste, di attività, di materiali orientativi che vi fanno anche scoprire che tipo di motivazione uno dovrebbe avere per potersi iscrivere a un determinato corso di studio. Nella seconda area, quella preparati ai test, si trovano test con valutazione automatica, quindi che fornisce feedback immediati e interattivi di matematica, fisica, chimica, biologia, diritto, economia, logica, ragionamento, problemi, analisi e comprensione dei testi e conoscenza della lingua italiana. Ci sono anche test disciplinari in lingua inglese. Trovate poi una sezione importante che contiene tutti i test di ammissione ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, odontoiatria e professioni sanitarie. Pensate che molti vostri colleghi e colleghe hanno già svolto questi test in questi ultimi anni, abbiamo superato oltre il 1 milione di test eseguiti. Ed è sicuramente una buona palestra per avere informazioni sul proprio livello di preparazione. I corsi di riallineamento disponibili aiutano proprio a colmare eventuali lacune o a rafforzare la propria preparazione di base. Troverete corsi di riallineamento di biologia, di chimica, di inglese livello A2, B1, inglese livello B1, B2, italiano, fisica e matematica. Quindi anche qui un'ampia offerta di corsi di riallineamento. C'è poi un'ultima sezione dedicata a attività di orientamento per le scuole, in ambito giuridico-economico, in ambito medico, in ambito scientifico, in ambito umanistico. Troverete risorse di vario tipo, io ne cito solo qualcuna, ad esempio un percorso online che si chiama Biotech for Future, che permette di scoprire le biotecnologie, Orme per scegliere, che permette di scoprire se si è portati a lavorare nell'ambito sanitario, Strade per la matematica o test attitudinali in altri ambiti. Non mi resta quindi che ringraziarvi per l'attenzione e formulare anche a nome della professoressa Bruschi un grosso in bocca al lupo per la scelta del vostro percorso, e vi aspettiamo su Start Unito e Orientamento. Grazie.